Torna la maratona benefica di Telethon ad Arezzo, però quest'anno con tanti eventi in più. Sì, si arricchisce di altri eventi, quindi oltre alla maratona del 13 e 14 di dicembre ci saranno tutta una serie di eventi collaterali che hanno tutti la funzione di raccogliere dei fondi per lo studio e per la ricerca sulle malattie rare. Ad Arezzo il coordinamento istituito lo scorso anno sta cominciando a dare grossi risultati. Tutto ruota ovviamente intorno a BNL, che è lo sponsor principale della raccolta fondi di tutte quante le altre manifestazioni, però ci sono tutti questi eventi collaterali che sicuramente porteranno tante persone a fare beneficenza, perché è la cosa sicuramente più importante in questo periodo. Lei ha parlato di trasparenza in conferenza stampa. Sì, Telethon è un esempio. Leggevo prima i dati, noi abbiamo avuto in 22 anni 400 milioni di euro raccolti che hanno finanziato 2.500 progetti. La Fondazione Telethon si occupa sostanzialmente solo della raccolta, perché poi i fondi non vengono gestiti da Telethon ma da un comitato scientifico di garanti internazionali che assegna i fondi sulla base di bandi. Circa l'80% dei fondi vengono utilizzati effettivamente per la ricerca, una percentuale molto alta, in linea con gli standard mondiali, è molto superiore a quello che avviene nelle nostre istituzioni, dove la trasparenza, voglio dire, è un eufemismo. Le filiali di BNL ancora una volta al servizio di Telethon. Sì, per Telethon che si sta avvicinando, BNL sarà aperta straordinariamente solo ovviamente per le donazioni venerdì e sabato 14. Venerdì 13 saremo aperti fino alle ore 20 e sabato 14 tutto il giorno dalle 10 di mattina fino alle 22 di sera. Organizziamo degli eventi di intrattenimento in agenzia, per cui chi è interessato ci può venire a trovare, stare insieme con noi e fare una donazione. Quest'anno la Filarmonica Guido Monaco darà il suo contributo a questa manifestazione. Che cosa suonerete? Ma facciamo musica popolare, musica piacevole, che crei festa, che crei ottimismo, perché abbiamo bisogno di portare tanto ottimismo. È il nostro scopo principale. Andrete anche per le vie principali del centro? Sì, è la nostra caratteristica.